Da simbolo per decenni di degrado urbano e sociale ad una sorta di quartiere oasi al centro della città, ricco di verde, di spazi pedonali, di luoghi di socialità in cui si è realizzato anche un importante recupero edilizio e si sono ampliati i servizi scolastici e per i ragazzi. In pochi anni Altobello ha cambiato radicalmente faccia, grazie ad un percorso compiuto congiuntamente dall'amministrazione comunale e dai residenti. Un percorso cominciato nel 2004, quando Venezia viene scelta tra le città beneficiarie del contratto di quartiere, il progetto del governo che aveva l'obiettivo di dare avvio a interventi di rigenerazione e riqualificazione urbana in aree degradate, coinvolgendo però nelle scelte da fare anche i cittadini. Si è perimetrata un'area importante che appunto è l'area di Macalè e nella condivisione con un gruppo d'ascolto che si è costituito si sono andati a definire priorità, scelte, indicazioni. E credo che l'esito che vediamo oggi sia un esito straordinariamente importante. Insomma, ci sono state delle demolizioni delle parti più degradate, un intervento di carattere privato, una valorizzazione di terreni pubblici a questo scopo, il recupero di una serie di edifici storici adibiti a residenza pubblica, a ERP, da parte dell'ATER, quindi insomma un lavoro di squadra importante, un ampliamento dell'area verde. Abbiamo restituito un pezzo importante della città all'uso pubblico, pedonalizzandola. Una trasformazione urbana e sociale davvero profonda, quella in atto ad Altobello, che i cittadini del gruppo di ascolto hanno voluto in qualche modo documentare promuovendo la mostra Noi eravamo qui. Un percorso con 20 pannelli fotografici posti nei punti chiave di Altobello, che documentano il com'era ed il come adesso è. Campo dei Sassi è una delle aree in cui ci sono state le maggiori trasformazioni. Beh, qui Campo dei Sassi, le tettoie, insomma, sono aree che facevano parte dell'attività produttiva industriale di quest'area, che originariamente è appunto area destinata allo smaltimento del carbone, insomma, alla produzione di gas dal carbone. E, evidentemente, è un'area su cui è stato fatto un importante lavoro di recupero anche ambientale e la trasformazione di quelle che erano casette popolari molto ormai degradate in una serie di alloggi ERP di qualità, alcuni già consegnati, altri in fase di prossima consegna e altri ancora in lavorazione da parte di ATER. Il progetto ha goduto di un finanziamento iniziale di 10 milioni di euro, 7 dallo Stato e 3 dalla Regione, che ha fatto però da catalizzatore per l'investimento di risorse private con la realizzazione di nuovi edifici e la valorizzazione di aree comunali. Alla fine sono stati circa una quarantina di milioni di euro che sono stati spesi, nessuno dei quali a carico del bilancio comunale. Non solo nuove case, ma anche per chi verrà ad abitare qui, nuovi servizi. Sì, nuovi servizi è stato uno degli obiettivi prioritari che si era dato il gruppo d'ascolto, che l'ha spuntata da questo punto di vista. C'è stata la necessità di aprire qui, valutata la necessità di aprire un nuovo spazio cuccioli, uno spazio di scuola materna, che appunto in un edificio realizzato nuovo e nel recupero di una vecchia struttura che è stata dedicata ad uno spazio ludoteca per under 14. E anche qua, insomma, una funzione importante di aggregazione sociale per la fascia giovanile che in questo quartiere non aveva mai avuto accoglienza se non negli spazi della parrocchia. Gli interventi compiuti interessano una vasta area che comprende tutto il territorio del vecchio rione di Macalè, con anche l'antica area produttiva di Mestre, ed arriva sino alla sponda est del Canal Salso. Da com'era in questa foto a com'è adesso, l'intervento ha riguardato anche la riva del Canal Salso, che è uno dei punti più caratteristici di Mestre. Beh sì, credo che è un alto valore significativo proprio a segnare il legame che la città ha comunque con l'acqua. Qui, insomma, il recupero della riva evidentemente ha anche questo significato. Tra l'altro una riva che era maltenuta, proprio abbandonata e che ad oggi è un luogo sicuramente assolutamente piacevole anche da frequentarsi. È uno spaccato diverso evidentemente della città.
che però ne recupera il senso anche più profondo. Ecco, io credo che questo sia un piccolo ma importante segno nel lavoro complesso che appunto è stato il contratto di quartiere. Tanti interventi ormai eseguiti che hanno già migliorato sensibilmente la vivibilità del quartiere, divenuto anche in un vasto tratto area pedonale. Il lavoro del contratto di quartiere però continua. Quelle che sono le parti del contratto in senso stretto, manca un unico importante intervento che è il recupero dell'ex scuola Pellico, che attualmente fa funzioni di centro civico di quest'area. Alcune sistemazioni minori di aree verdi, che ripeto sono state abbondantemente aumentate dal complesso degli interventi, e poi l'intervento più significativo è l'intervento su quest'area, un intervento di competenza ATER, un intervento su cui è stata una lunghissima discussione con il gruppo d'ascolto, che riteneva l'edificio che dovrebbe sorgere qua, un altro edificio di edilizia residenziale pubblica, non adatto architettonicamente a questo ambito, quindi c'è stato veramente un lungo dibattito. Il progettista accettato di rivisitarlo e ridimensionarlo anche nei volumi per renderlo più penetrabile, insomma, ma insomma in questo momento è ancora sulla carta. Bisogna capire se ATER ha ancora le risorse a disposizione per realizzare l'intervento. È evidente che non possiamo permetterci per troppo tempo una situazione di questo tipo. Se l'ATER rinuncerà al proprio intervento, si farà una valutazione. O l'amministrazione ritornerà in piena proprietà del terreno e eventualmente lo valorizzerà in termini propri, o si consolideranno funzioni che oggi servono anche in quest'area, che sono per esempio quelle dei parcheggi.